Io ho molti dubbi su una finanziaria fatta di molti spot, un miliardo qui, un miliardo là. Il rischio è che questi risultino globalmente inefficaci. Personalmente avrei concentrato ogni sforzo sulla crescita, dato che le risorse non saranno molte. Stiglitz dice che il mercato del lavoro non si riforma quando c'è la recessione, ma quando c'è la crescita. Perché quando c'è la recessione, introdurre maggiore flessibilità normalmente incide negativamente sulla domanda. Sai, un lavoratore che si sente dire dal Presidente del Consiglio è giusto che i padroni possano licenziare chi vogliono, poi ci penserà lo Stato, e lo Stato non ha i soldi per pensarci, diciamo, perché con questi ordini di grandezze non può fare nulla, quel lavoratore sarà oltretutto indotto a consumare di meno. Pensa a Stiglitz. Lo capisco che Stiglitz è un vecchio rottame della sinistra, diciamo, però ha avuto quel premio Nobel del quale i nostri giovani consiglieri finora non hanno avuto la possibilità di essere insigniti, diciamo. E quindi forse una qualche considerazione bisogna tenerla. Allora, io penso, con sincero apprezzamento per l'oratoria, che è un impianto di governo destinato a produrre scarsissimi effetti. Ho anche l'impressione che questo comincia a essere percepito, almeno nella parte più qualificata dell'opinione pubblica. E siccome non voglio né la sconfitta del governo né la sconfitta del Partito Democratico, meno slogan, meno spot e un'azione di governo più riflettuta, credo forse possa essere la via per ottenere dei risultati come partito. Dopodiché, diciamo, ognuno, ripeto, per quanto riguarda la questione specifica, a mio giudizio, in un paese civile, dopo 2 anni che si è fatta una riforma, prima si fa il monitoraggio degli esiti, se funziona, e poi eventualmente la si corregge, diciamo. E non si racconta che sta lì da 44 anni, perché un po' di persone che sanno che non è vero esistono, Matteo. E tu devi anche pensare a quelli che le cose le sanno, non solo a quegli altri. Grazie.